Un nuovo confronto tra l'amministrazione di Pietracamera con gli operatori della montagna dei Prati di Tivo per fare il punto su quella che è stata la stagione passata, in questo caso non partita. Il sindaco ha ascoltato le difficoltà e le proposte delle strutture per cercare di mettere in campo azioni per rinnovare il turismo, almeno in vista della stagione estiva. Allora, noi come abbiamo sempre detto già in passato, facciamo delle riunioni periodiche con gli operatori turistici e con tutti gli operatori della montagna. Con loro cerchiamo di vedere le cose che non hanno funzionato nella stagione precedente, quindi in quella invernale. Purtroppo il problema grosso è stato la non riapertura degli impianti, e con loro invece proviamo ad organizzare una serie di manifestazioni per l'estate. E mettiamo in campo noi la nostra azione probabilmente con un paio di eventi grandi, e poi da loro aspettiamo che ci diano delle indicazioni per calendarizzare tutti gli eventi che possiamo mettere in atto tra luglio ed agosto. Sono diverse le migliorie da apportare in vista anche della futura stagione. Si cerca di puntare sui servizi per poter garantire un turismo di qualità. Inoltre si sta pensando a novità per rianimare sia la montagna che il borgo di Pietracamela. Non si finisce mai, le richieste sono tante, dunque ci sarebbe tanto da fare. Diciamo che si è insistito su alcuni punti fondamentali: servizi igienici ai Prati di Tivo. Cerchiamo di mettere almeno anche per l'estate dei servizi igienici anche transitori per poter permettere di usufruirne per i turisti che verranno. I punti informativi sono degli elementi importanti, perché qui la gente, nonostante il territorio sia molto bello e appassionante, però mancano i punti di riferimento, la gente non sa dove andare. E poi sarebbe utile anche mettere in campo qualcosa di più per i parcheggi, ma sui parcheggi abbiamo un grosso progetto e speriamo di realizzare quello e di risolvere definitivamente il problema. Proposta anche una data limite per il cambio di passo per quanto riguarda gli impianti. Purtroppo la data di settembre è un punto fermo, perché gli impianti non hanno riaperto, per l'estate speriamo che riaprano. Da settembre in poi però noi vogliamo dare un cambio di passo. La gestione deve definire la sua posizione, e altrimenti vorrà dire che questa volta gli impianti li terremo chiusi definitivamente e si farà altro.